Hangover è il vostro disco di debutto per in realtà quattro artisti, quattro musicisti che da anni sono sulla scena e che hanno deciso di dare vita a questo nuovo progetto. Come è nata l'idea e da quanto tempo vi conoscete? Questo progetto è nato meno di un anno e mezzo fa, perché appunto io avevo un grandissimo sogno nel cassetto e quello di appunto legarlo al mio percorso artistico da solista a una vera formazione band, affinché io potessi riversare un po' tutto il mio mondo stilisticamente più dark, più rock, che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, avevo un attimino un po' più soffocato, che invece avevo cercato di esporre nei primi anni a spizzichi e bocconi nei vari album. Allora, siccome io conosco da diversi anni Max Zanotti, l'ho sempre stimato artisticamente in particolar modo, e avevamo già avuto modo anche di condividere delle esperienze insieme. E durante una delle più recenti esperienze ci siamo ritrovati, diciamo un paio di anni fa, dove lui mi ha invitato a cantare nel suo album dei Casablanca, una delle sue formazioni musicali, band. Siamo in America e insomma ci siamo divertiti un sacco, ha visto quanto poi fossi particolarmente euforica sul set, gasatissima di muovermi su quelle sonorità stoner e giustamente gli diceva però sarebbe una figata se tu facessi questo stile, io ho detto no guarda che proprio è sempre stato il mio sogno e da ragazzina nelle varie cover band c'era anche questo stile, sono partita proprio amando la musica e pensando di fare musica amando proprio questo genere, la grunge, rock, prog, stoner, new wave. Poi ho incanalato un altro percorso, però insomma anche il fatto di pensare che alla fine il mio sogno era più quello di viverlo con una vera band musicale, non con un progetto da solista. E alla fine mi ha detto, vabbè, facciamo una band, facciamola. E così insomma è nato il progetto perché poi mi ha fatto conoscere Roberta e Alessandro Ducoli. Alessandro Ducoli è già all'attivo anche con lui con un'altra appunto band che sono gli Elephant Man. E abbiamo cercato di mettere insieme le forze artisticamente, così. Esatto. Come quattro ragazzi del liceo. Lo spirito era quello. Adolescenti impazziti, insomma, esatto. Dalla copertina e testi dominano il colore nero, eppure comunque le sfumature sonore non mancano in questo album. Che tipo di lavoro è stato fatto in studio a livello di arrangiamento e se tutti i background musicali del quarto sono confluiti in queste 10 tracce? Il lavoro di composizione è stato abbastanza semplice e naturale perché tutti noi quattro abbiamo, più o meno veniamo dagli stessi ascolti. E perciò a volte sono partite idee dei riff di Roberta, a volte di Max, a volte addirittura da un gruppo mio di batteria. Però è stato un lavoro divertente e direi semplice. Pur avendo anche magari a volte delle visioni un po' diverse sugli arrangiamenti così, ma è stato semplice perché veniamo da ascolti comuni e poi abbiamo dato i pezzi a Giusy, che ha scritto melodie, Eh sì, perché tutte le melodie, tutti i testi. l'obiettivo era quello, volevo lavorare proprio su un tappeto strumentale molto veritiero, molto curato, qualitativamente alto e soprattutto che si muovesse su quei generi, su quello stile. E di conseguenza mi ha dato effettivamente tanta tanta ispirazione, che era proprio quella che cercavo, era proprio quella che cercavo e poi oltre al grandissimo loro lavoro di creatività, di arrangiamento, appunto come dicevi, come chiedevi, quando abbiamo finito il lavoro di preproduzione nello studio di Max a casa sua, abbiamo avuto l'occasione di andare invece poi a Londra nello studio di Steve Lyon per registrare il progetto intero, per cui la produzione. E poi tornando da Londra ho detto forse ci vuole ancora qualcosa in più perché è una gran figata, è bellissimo, aggiungiamo ancora qualcosa di qualitativamente alto e abbiamo introdotto a questo punto anche Floriano Bocchino che ha scritto le partiture degli archi.
E le hanno suonate poi anche Mattia Boschi al violoncello, Simone Dosani alla viola al violino, perché comunque, a parte che sono anche degli artisti che solitamente suonano con me anche live, Mattia Boschi attualmente, però davano, completavano a livello di produzione un lavoro che arriva magari con delle sonorità appunto parecchio dark, corpose, e di conseguenza gli archi riescono a portare anche una freschezza e anche un colore, una modernità anche a tutto il progetto. Come antipasto è stato pubblicato il singolo La Verità, che riassume un po' le atmosfere sonore del disco e parli di una storia passata, ma anche di un nuovo inizio, per esempio con l'immagine dell'alba nel testo. Sì, certo. Allora, mi introduco io appunto perché il testo l'ho scritto io insieme alla melodia. Insomma, mi hanno influenzato molto le loro sonorità così cupe, per cui di conseguenza, per come di natura avevo pensato di vivere tutto questo progetto nella sua totalità, era quello di muovermi in maniera molto viscerale. Per cui rappresentarlo in maniera alle volte anche molto personale riguardante proprio i sentimenti, piuttosto che, come appunto ho voluto dare il titolo all'album Hangover, con una forte verità, come quando poi metaforicamente ci si ritrova quei postumi dopo sbornia a fare certe determinate riflessioni. E fare i conti, insomma, con se stessi, un po' come seguire un certo flusso di coscienza, è un po' per me anche una forma di quasi, se possiamo dire, una psicanalisi musicale. E l'alba. L'alba sì, un inizio, pensando, diciamo, anche a un periodo che per forza non sempre è troppo positivo, dove però alle volte ti aiuta proprio quello che ti accorgi che se inizi una giornata dove ti sembra che come inizia sta già morendo, vuol dire che allora lì devi iniziare a pensare a qualche stimolo nuovo, a qualche cosa che ti possa dare un input nuovo per fare un cambio e decidere di abbandonarti, non abbandonarti in quel senso e lasciarti andare, ma abbandonarti alle tue vere passioni e far sì che questi stimoli ti diano, diciamo, una forte motivazione. Per cui, come tu hai detto, nasce con un'alba e con una fioritura, è anche questo proprio il motivo di questo progetto, è anche un po' per salvare, diciamo, mentalmente la mia posizione psicologica, ecco. E no, perché è vero, mi sono sentita un attimino in un Certo. certo periodo un po' imprigionata a non poter riuscire a far emergere di più la mia vera essenza artistica. Non perché non sia stata appagata da tutto quello che mi è successo precedentemente, anzi sì, ne sono fiera e talmente, forse addirittura molto di più di quello che io ho sempre immaginato, solo che però non volevo soffocare altre cose, non a caso poi sono nati altri brani come Mai Più, dove appunto parlo e espongo questa cosa, come dire, piuttosto è meglio fottersi, ma non devi rimpiangere niente nella vita. Io ho pensato, boh, 45 anni, fa niente, facevo questo da ragazzina, lo voglio fare anche adesso, mi crederanno, non ci crederanno, non fa niente, voglio farlo, è giusto che uno faccia quello che voglia di fare. Nella vita danza effettivamente dico che alla fine sei quello che tu decidi di fare e quando metti in atto delle azioni o qualcosa, piuttosto che star lì a cervellarti, non fare più niente, andare fuori di matto, alla fine forse è più importante fare quella cosa in più piuttosto che di meno e non avere poi dei rimorsi e dire non l'ho fatto, che poi è quello che abbiamo fatto. Esatto, Questo che era progetto l'obiettivo era un altro principale. obiettivo, sì. Anche magari un modo per poter dire ai tuoi eventuali detrattori che non sei solo un artista da tormentone, hai tutto un altro mondo da presentare appunto in pubblico con la tua musica. Ma allora, appunto, diciamo che poi alla fine è un po' più o meno quello che stavo cercando di spiegare adesso, che
Sono arrivate tantissime cose molto belle, molto alte nel mio percorso artistico da solista, perché sono arrivate delle collaborazioni dove io sono riuscita a rappresentarmi parecchio come interprete, come grandi collaborazioni anche a fianco di grandi produttori, autori. E visto che diciamo che avevo tentato di svelare a spizzichi e bocconi anche questa mia forte attitudine, a un certo punto ho pensato che c'è stata forse una prevalenza di un qualcos'altro che io ho sempre definito più come un valore aggiunto, un grandissimo valore aggiunto, perché probabilmente la maggior parte di persone che nel mio ambiente artistico hanno voluto valorizzarmi, portarmi, diciamo, a tanta popolarità, probabilmente per la vocalità che si è sempre prestata comunque a diversi generi, amando la musica comunque a 360 gradi, è una cosa che mi viene con estrema facilità, soltanto che però non ho mai fatto i conti poi con quello che potesse emergere dall'altra parte, quello che tu potessi rappresentare. Infatti non l'ho fatto, ho fatto solo i conti con me stessa, dove ho detto sì, però io voglio riscrivere quello che a me piace effettivamente scrivere, come ho fatto per diverso tempo, ma lo voglio fare qualitativamente in maniera ancora più alta e più elevata, perché se ho quell'attitudine di scrittura molto personale, molto introspettiva o d'archeggiante, anche se il grande pubblico mi conosce per sobrietà, solarità, e che mi rende anche molto felice avere questa doppia faccia, questa doppiezza. Lo voglio fare però in questo caso in maniera molto più coerente, per cui farlo e realizzarlo con una vera band, dove alla fine sono proprio loro come musicisti e artisti che riescono a fare una ricerca per quanto riguarda tutta la parte strumentale e musicale. Assolutamente mi fa sentire pienamente ancora di più a mio agio, piuttosto che magari fare un percorso solo da solista e pensare tutto il mio percorso artistico solo con brani tipo come avevo scritto Niente promesse o La bevanda o retrogusto amaro, Pareti tacere, perché alla fine qui ha più senso invece riversare quella mia personalità e quel tipo di mia creatività. È più bello e più giusto condividerlo così, diventa forse un percorso anche più maturo e più ricercato, ecco. Assolutamente. E questo progetto prevede anche una resa live, eventualmente con un tour, e voi avete avuto la possibilità di aprire tra l'altro il concertone del 1º maggio con il vostro appunto, primo singolo, e appunto ci sarà un proseguo dal vivo. Sì, certo, perché credo che sia l'obiettivo di ogni musicista quello poi di performare quello che ha creato davanti alle persone, no? Come quando uno scrive un libro ha voglia che qualcuno lo legga, non che stia. Certo, abbiamo voglia di fare dei live, naturalmente adesso Giuse sta finendo il suo percorso di live da solista, noi abbiamo altri impegni, inizieremo a lavorare, stiamo già lavorando su nuovi pezzi. Del Bloom, proprio per il live, Esatto, sì. per avere più pezzi da presentare. Avere ancora molto più materiale da poter esporre live, nel frattempo che siamo ancora impegnati nelle varie attività personali di ognuno di noi, e insomma, dai, ci stiamo pensando, è l'obiettivo principale, poi fondamentalmente quello, sì. Come location, pensate che il club sia più adatto appunto per rendere la vostra musica? Sì, beh, Club, club piuttosto teatri, che anche teatri, teatri. sì, ma anche se dovessero capitare, sì, anche dei festival, insomma, dove poter presentare il progetto. E che quello è un'altra ambizione, un desiderio molto forte, che adesso ci vorrà anche quello tempo al tempo. Pensavo appunto di far fare degli adattamenti in lingua inglese, in modo tale che riuscire a portarlo fuori almeno in festival europei, che forse come attitudine musicale, come genere, potrebbe essere anche più adeguato, più consono, ecco. Assolutamente, quindi in attesa di scoprire le vostre date dal vivo, ricordiamo Hangover, il disco appunto dei Bloom. È stato un piacere e in bocca al lupo.
Viva il Grazie. lupo, grazie. Viva il lupo, Ciao. grazie, Ciao, ciao, grazie. ciao.